Sono con Stefania Guarracino, moderatrice dell'evento di stasera. Stasera qui al Centro Nadur viene presentata la mostra su Etty Hillesum. Le volevo chiedere come è entrata la figura di Etty nella sua vita? Etty è una donna che quando la conosci è contagiosa, perché l'amore è contagioso. E lei è entrata nella mia vita un po' di anni fa. Poi mi ero allontanata, non ricordavo neanche di questi scritti che in quel momento sono stati balsamo per la mia anima, e poi quest'anno è ritornata in maniera prepotente e io ho letto tutto questo come un segno, visto che porto avanti un progetto sulla sorellanza, in quanto ritengo che le donne possono essere maestre di vita nell'educazione delle emozioni e in questo poter educare anche il maschile. Perché noi non possiamo pensare a delle donne senza la parte maschile, senza gli uomini, e quindi la sorellanza come un progetto inclusivo d'amore. Ed Etty è sicuramente una maestra, è una voce che si fa a servizio, è una santa contemporanea che si può fare in modo da avvicinare tante giovani a questa realtà d'amore e di perdono. A questo proposito volevo mettere un attimo l'attenzione sulla femminilità, perché altre donne hanno raccontato sia l'Olocausto che ecco, l'era nazista, per ricordare Anna Frank, che racconta insomma i giorni precedenti, quindi l'atmosfera terribile che si viveva in quegli anni. Ancora Lisa Springer ha raccontato l'Olocausto dal punto di vista femminile. La femminilità di Etty, dove la possiamo reperire? In che cosa si manifesta in maniera più forte secondo lei? Nelle pagine del diario è straordinario leggere tutta la sua fragilità raccontata in maniera molto chiara, perché ti scrive davvero bene e quindi diventa un entrare dentro, ma questo entrare dentro alla vita di Etty ci permette di fare un'operazione straordinaria, girare l'occhio su di noi, sul nostro essere femminile, sulle nostre fragilità che lei racconta con molta chiarezza e anche senza paura. La bellezza di questa donna è che raccontando la sua fragilità, le sue cadute continue e anche la sua incapacità di inginocchiarsi a Dio, perché è qualcosa che imparerà col tempo, in qualche modo diventano poi una pista per scoprire che quella fragilità diventerà una grandissima forza. Grazie. Professore Mereghetti è con me e viene da Milano qui a Cicciano per presentare la mostra dedicata a Etty Hillesum, ed è proprio uno dei curatori di questa mostra. Noi abbiamo chiacchierato poco fa, ci siamo conosciuti e lei ha detto una frase che sicuramente mi ha colpito molto. Lei ha detto: Etty ha molto da dire al mondo di oggi. Ecco, volevo partire da questo. Secondo lei cosa ha da dire al mondo di oggi questa donna, questa giovane donna? Allora, soprattutto da dire due cose, Etty. La prima cosa che ha da dire è che c'è sempre qualcosa di positivo in ogni circostanza. Questa era la sua convinzione, tant'è vero che nel suo diario troviamo spesso scritto «La vita è bella, la vita è buona». Un diario scritto quando c'è la persecuzione nazista, poi quando lei è nel campo di Vestebo, non un diario scritto in una situazione positiva dove tutto andava bene, quindi in una situazione di dramma. Questa è la prima cosa che ha da dire, cioè di affrontare tutto con uno sguardo positivo. L'altra cosa è lo sguardo agli altri. Lei vuole bene a tutti, tant'è vero che a un certo punto, in un episodio che lei racconta, quando va alla Gestapo e si trova di fronte una giovane SS che se la prende con lei, lei dice che non ha provato nessun sentimento di odio nei suoi confronti, e quindi lei lì comincia a raccontare del suo amore per tutti, anche di coloro che la perseguitavano, che la manderanno a morte, e questo è un insegnamento molto grande per l'oggi. Tra l'altro, insomma, vivere poi costantemente nell'odio, nella discriminazione, è un qualcosa che bisognerebbe secondo me riflettere, no? Il mondo di oggi, cioè vivere prima della deportazione, c'è comunque un periodo di isolamento sociale, no? In questo momento storico che stiamo vivendo sicuramente è importante recuperare questa memoria storica. Certo, è molto importante perché dà anche un'altra modalità di fare memoria.
cioè la memoria non è solamente la memoria del male che c'è stato, ma è soprattutto la memoria di chi ha voluto fare il bene, di chi è stato capace di vivere dentro la persecuzione, l'isolamento, la discriminazione, un abbraccio agli altri. E Etty è una testimonianza di questo, perché poi lei, quando ha vissuto nel campo di Westerbork, si è data da fare per tutti, cioè ha fatto l'assistente sociale, quindi ha scelto di fare l'assistente sociale perché lei poteva salvarsi, ma ha voluto condividere la sorte del suo popolo e ha fatto di tutto per aiutare il suo popolo. Grazie per aver portato questa figura qui a Cicciano. Grazie a voi. Io non posso lasciarmi travolgere da questo fiume di morte che pure ho davanti con tutto il suo orrore assurdo e che mi tormenta ma non mi terrorizza. In solitudine io mi inginocchio ora qui dentro a questa desolazione senza fine e benedico la vita. Questo è un estratto proprio del 12° quaderno di Giuseppe Bovo. Gli 83 giorni di Etty Hillesum ad Auschwitz. Giuseppe Bovo è qui con noi questa sera in occasione della presentazione della mostra e racconta proprio questa opera letteraria che lei ha fatto sugli ultimi giorni di Etty, perché come insomma possiamo immaginare, dal momento in cui Etty è arrivata ad Auschwitz non le è stato più permesso di scrivere, però non sappiamo, non lo sapremo mai, se magari lei è riuscita a trovare la possibilità di poter scrivere, però lei è andato avanti in questo viaggio letterario. E comunque, se non ha potuto scrivere, certamente ha continuato a pensare, e quindi il suo pensiero che si sviluppa, io ho cercato in qualche modo di individuarlo, di inventarlo, perché non poteva essere che così, restando ovviamente fedele a tutto quanto lei aveva scritto e pensato e detto prima di entrare ad Auschwitz. E questa è l'operazione, che è un'operazione letteraria, ovviamente non è storica nel senso preciso, scientifico del termine, ma è sicuramente, come dire, un'operazione di amicizia, di vicinanza ancora in questo ultimissimo passaggio della sua vita, con appunto questa esperienza straordinaria che era e che ha fatto Etty Hillesum. Lei mi ha detto che ogni anno si reca ad Auschwitz e accompagna delle scolaresche. Le volevo chiedere cosa significa andare ad Auschwitz, entrare in quel, varcare il cancello dove tra l'altro anch'io insomma sono entrata qualche anno fa. Per me la prima volta è stato uno shock totale. Dopodiché, anno dopo anno, per me è un continuo aiutare persone, e sono molte, a confrontarsi con questa realtà, che è una realtà storica, cioè è la nostra Europa che là dentro è stata sconfitta e ha dovuto ricominciare da capo su altri principi. La guerra, l'odio, il razzismo non possono essere ritenuti espressioni in qualche modo giustificabili, devono essere in tutti i modi radiati. Questo io credo imparino chi viene, e questo chiedo di pensare a chi viene discutendone, perché come dire è ragionando, confrontandosi che si matura alcune convinzioni che oggi sono necessarie. Grazie. Per me questo lavoro spirituale, questa intensa vita interiore hanno valore soltanto a condizione che possano essere proseguiti in qualsiasi circostanza, e se non è possibile nella pratica, almeno nel pensiero.